Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Veramente ardo di ricordarci che continuiamo, siamo sempre nel giorno della marmotta. Che niente nuovo. Il giorno della marmotta, però non tanto, ecco. E dobbiamo anche distinguere. Stasera, allora, in che anno ci questa porti? Sera è molto, diciamo, quello di cui parlo è molto attinente anche al tweet di Rovelli, in qualche modo, poi lo vedrete da voi. Vi porto nel 2006, quindi non è lontanissimo, il 2006 per la precisione, il 18 luglio, c'è un'altra guerra, c'è la guerra Israele-Libano, Israele risponde agli attacchi di Hezbollah, al governo c'è Romano Prodi, ministro degli esteri è Massimo D'Alema, c'è una seduta del Senato, è all'inizio di questa fase, c'è una seduta del Senato, parla il senatore a vita Giulio Andreotti e dice queste parole che ti ho portato. Sentiamo questo audio di Andreotti. Non andiamo a cercare chi è che stimola la loro reazione. Io credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni fosse lì e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista, io credo. Ecco, sono delle parole che agghiacciano in realtà il Senato, non c'è l'applauso a queste parole di Andreotti, è un Andreotti che fa un po' se stesso. Anche se è poco democristiano in questo momento. Poco democristiano, assolutamente. Poco democristiano, però un po' è anche coerente con se stesso in realtà. E poi arriviamo a un'altra parola, cioè la linea andreottiana, Federico Rampini, guardava molto agli arabi, era abbastanza freddo con Israele, guardava naturalmente agli americani, poi con qualche eccezione sicuramente. Beh, sì, direi più di una, no? Più di una, ricordiamo quella dell'85, quando c'è stato proprio il 7 ottobre, peraltro, ancora una volta, il dirottamento dell'Achille Lauro, che finisce come finisce, con un cittadino americano, ebreo, che viene ucciso, e l'Italia che protegge il capo dei terroristi, naturalmente in cambio della liberazione della nave. Quello però è l'85, invece siamo nel 2006 e Andreotti non soltanto dice questo e quindi l'aveva tra l'altro già detto a un convegno proprio a Torino, la tua città, con Gorbaciov un anno prima, l'aveva ribadito in un'intervista alla stampa, ma in questo stesso intervento pronuncia una parola che mi è tornata in mente di recente. Questa parola è equivicinanza. È tutto contento Andreotti perché è diverso da equidistanza ed è proprio un conio andreottiano ed è un conio per il Medio Oriente, naturalmente si riferisce a quello. Pochi giorni prima questa citazione, questa parola l'aveva citata D'Alema. E quindi Andreotti dice D'Alema prende una mia parola, questo orgoglio. Mi è tornato in mente perché proprio nel caso della guerra dell'Ucraina l'accusa di equidistanza e la risposta con il Papa, si trattava del Papa, non è equidistante, è qui vicino, la dà, diciamo, il capo della comunicazione, se vogliamo chiamarlo così, Andrea Tornielli, cercando di difendere il Papa dall'accusa di equidistanza nel caso della Russia e Ucraina. Però questa parola è tornata anche adesso ancora come equidistanza, come accusa, perché Israele si arrabbia molto quando sente la reazione a caldo, il 7 ottobre, dei patriarchi di Gerusalemme, che dicono precisamente questo, cioè fanno un primo comunicato dove non c'è la parola Hamas. Loro dicono, naturalmente condannano le violenze, però non c'è la parola Hamas. Allora Israele si arrabbia e c'è una presa di distanza, di Parolin corona ai ripari, anche Pizzaballa, che è il cardinale, che è patriarca, come sapete, e questa cosa si è ripetuta e quindi loro dicono ma no, dopo l'uccisione, la strage dei bambini, è una cosa effettivamente terribile, va condannata senza se e senza ma. Però oggi, di fronte a Gaza, c'è un comunicato ugualmente generico dei capi di Gerusalemme, delle chiese di Gerusalemme, e l'ambasciatore israeliano proprio oggi è andato a dire ma questo è gravissimo che si dicano delle parole del genere perché Israele sa che l'equidistanza è pericolosissima perché, come è stato nel caso di Andreotti, spesso nasconde un atteggiamento filo-arabo, certo, e non è una vera equidistanza, è un modo per non stare con Israele e con gli ebrei. Allora, e finisco qui, ed è la domanda, perché la domanda mi viene oggi: si può ancora pronunciare la parola equivicinanza, come diceva Andreotti,
o essere equidistanti? Io penso di sì, ma attenzione però.